la mia mente, tu che sempre mi amerai. Tu te giuri e giuro anch'io, anche tu amore mio, così certo e così bello anche tu diventerai, come un vecchio ritornello che nessuno canta più. Questo è un numero speciale della nostra trasmissione Incontri a Due. È la eccezionale intervista che il dottor Guido Bertolaso ha concesso in esclusiva assoluta ad Antenna 2. Siamo andati a trovare il dottor Guido Bertolaso nella sede della scuola degli allievi della Guardia di Finanza all'Aquila, una scuola, una sede, una caserma ormai nota in tutto il mondo. E ci ha ricevuto fra mille impegni che ogni giorno ha lui, il dottor Bertolaso. Adesso noi ve la proponiamo così come l'abbiamo registrata questa mattina e siamo contenti, contentissimi di poter riprendere la rubrica Incontri a Due con questa eccezionale intervista concessa, ripeto, in esclusiva ad Antenna 2. Benvenuti ad Antenna 2, vi parliamo dall'interno della scuola della Guardia di Finanza dell'Aquila, siamo al centro del mondo, siamo con chi ha gestito e continua a gestire questo luogo e questo momento storico per l'Aquila. Siamo con il dottor Guido Bertolaso. Dottor Guido Bertolaso infatti è un medico. Sì, diciamo che ero un medico, perché dire che sono ancora un medico può essere estremamente pericoloso e fuorviante. Ho fatto medicina, ho fatto il volontario medico, ho lavorato per qualche anno come medico e poi mi sono dedicato più all'organizzazione che alla gestione del paziente. Dottor Bertolaso è nato a marzo del 1950, il 20 marzo per l'esattezza, è uno degli uomini più stimati d'Italia. Il suo nome è associato spesso ai grandi problemi, ma più che ai grandi problemi, alle soluzioni dei grandi problemi. Beh, ci mancherebbe altro, se uno ha i problemi davanti che deve fare? Deve cercare di trovare il modo per risolverli. Questa è ovviamente la mentalità pragmatica di chi ha fatto medicina e che è stato poi costretto per tutta la vita a confrontarsi con situazioni estremamente complicate e difficili. Ci sono due modi, no, per gestire queste cose, o sedersi da una parte e raccontarle, oppure fare polemica, oppure rimboccarsi le maniche e cercare di risolvere quelli che sono i problemi che affliggono le persone. Io ho scelto questa seconda strada. È commissario straordinario per il terremoto dell'Aquila, lo è stato per i rifiuti di Napoli, per i vulcani delle Eolie, per le aree marittime di Lampedusa, per la bonifica del relitto della petroliera Aven, sono venuto preparato come vede, per gli incendi boschivi, è a capo della protezione civile già con il governo Prodi, poi con il governo Amato ed è sottosegretario ora alla presidenza del Consiglio per la protezione civile. È figlio di un valoroso aviatore. Sì. È un eroe dell'aeronautica militare che sicuramente mi ha insegnato molto durante i vari pellegrinaggi che abbiamo fatto quando lui veniva trasferito di aeroporto in aeroporto, e questo mi è servito, perché se non ho potuto mettere radici in una città particolare, certamente ho potuto conoscere meglio il mio paese, le diverse culture, i diversi dialetti, le diverse realtà. Si è occupato di tutto, di malattie tropicali, di ospedali in zone di guerra, è vice direttore esecutivo dell'UNICEF e poi Giubileo 2008, Giubileo 2000 e G8. Ha 3 lauree ad honorem. Credo di essere l'unico italiano che ha la laurea in medicina e la laurea in ingegneria, la cosa mi dà una grande soddisfazione, soprattutto perché a scuola diciamo che non brillavo per il mio cursus studiorum, e quindi il fatto oggi di aver avuto una laurea honoris causa in ingegneria, quando a scuola in matematica e fisica venivo considerato un piccolo somaro, diciamo che è un modo come un altro per togliersi qualche sassolino dalla scarpa. È cavaliere di Gran Croce della Repubblica Italiana. Questa è una cosa che mi onora molto, perché mi è stata conferita personalmente dal presidente Ciampi
proprio a riconoscimento delle varie cose che ho fatto per il mio paese. Non sono onorificenze di poco conto o formali ormai diciamo, pervase da una diffusa retorica pseudonazionalistica, sono dei gesti, dei momenti importanti e significativi almeno per la carriera di un funzionario dello Stato quale mi ritengo. Lei è all'Aquila dal 6 aprile, dalla mattina del 6 aprile. Ci racconta in due minuti i primi momenti di quella mattina. Che cosa ha fatto? Se le dico che ricordo pochissimo, mi crede? Ho vissuto i primi momenti, i primi 2-3 giorni di questa drammatica tragedia, praticamente in apnea, dovendo appunto gestire le mille situazioni di grandissima crisi che c'erano, organizzare la macchina dei soccorsi. Percepì la dimensione del disastro? Subito, percepita immediatamente e quindi eravamo perfettamente consapevoli che avremmo dovuto affrontare una delle peggiori tragedie del nostro tempo. Avevamo messo, in qualche modo seguendo le indicazioni della Commissione Nazionale Grandi Rischi, in piedi tutte le misure che potessero essere necessarie a gestire le emergenze. Purtroppo, come sappiamo, i terremoti non si possono prevedere, che ne dica qualcuno, questo lo confermano tutti gli scienziati del mondo, non sono certo io a dirlo, io mi devo adeguare a quello che dice la scienza in questo campo. Prendere provvedimenti prima è praticamente impossibile perché avremmo dovuto evacuare mezza Abruzzo, ricordiamo che c'era qualcuno che diceva che il terremoto sarebbe stato a Sulmona e quindi o si evacuavano circa 1 milione di persone con le conseguenze del caso oppure bisognava semplicemente sperare che non accadesse nulla, come quasi sempre è successo. Senta, 5.9 o 6.3? Ma credo che siano questioni di lana caprina, se mi posso permettere, perché non cambia nulla. C'è qualcuno che anche su queste cose ha voluto speculare e fare strumentalizzazioni, immaginando che ci fosse questa soglia limite del 6, oltre la quale si pagavano i danni e sotto la quale non si pagava nulla. Sono ipotesi semplicemente ridicole che si sviluppano in un paese che purtroppo non ha ancora la cultura della prevenzione e spesso non ha neppure un vero senso nei confronti dello Stato. Lei riesce a dominare l'emozione, la commozione? Io dico che mi pagano per stare calmo, quindi questo è il mio dovere, questo è il mio mestiere, sono pagato bene, anche se il commissario per l'emergenza Abruzzo lo faccio gratis, e credo quindi di avere tutti gli strumenti per poter controllare i nervi e anzi cercare di convincere tutti i miei colleghi e collaboratori ad adottare lo stesso sistema di pacatezza, di capacità di persuasione, i pugni sul tavolo o le bacchette di ferro servono a poco. Secondo lei lo sciame sismico, il famoso sciame sismico, ha esaurito il suo compito, chiamiamolo così? Ma a vedere i sismografi e a sentire i sismologi sembrerebbe proprio che stia accadendo così, anche se pure durante le passate notti abbiamo avuto qualche piccola scossetta, ma abbiamo proprio incontrato in questi 3 passati giorni la commissione internazionale composta dai più importanti e famosi esperti nel settore, dalla Cina alla California, e tutti mi sono apparsi tranquilli e sereni su un evolversi positivo della vicenda. Le case, le nuove case, può fare un quadro della situazione rapidamente? Ma le stiamo costruendo, abbiamo incominciato a realizzare queste case antisismiche, immaginando che il serbatoio di utenza dovesse essere circa 12-13 mila persone. Quando abbiamo fatto il censimento ad agosto l'abbiamo fatto noi sulla costa, qui in provincia dell'Aquila, facendo tutti gli annunci possibili e immaginabili, abbiamo scoperto che questi numeri dovevano essere aumentati. Subito sono venuti fuori tutti i milioni di commissari tecnici, no? Perché in Italia quando siamo tutti commissari tecnici, siamo tutti più bravi del mister e così anche in questo caso sono tutti diventati grandi esperti di gestione delle emergenze, tutti grandi esperti di terremoto e tutti hanno cominciato a dire: ah, noi l'avevamo detto, avete visto, avete visto, avete visto, che avete visto?
Abbiamo incominciato a fare le case per 12.000, adesso le faremo per 18.000. Se serve le faremo per 20.000, che problema c'è? È una semplicemente allargamento di un progetto molto intelligente, assolutamente innovativo e che stiamo portando avanti anche d'intesa con le autorità locali. Quindi l'obiettivo è solo quello di dare un tetto a tutti quelli che ne hanno bisogno. Altri obiettivi segreti, misteriosi, mi dispiace deludere tutti, ma non ce ne sono. È sciocco prevedere quando sarà tolta l'ultima tenda, quando l'ultimo sfollato tornerà sotto un tetto. L'ultima tenda speriamo di toglierla entro la fine del mese di settembre. Abbiamo incominciato a chiudere le tendopoli, adesso stiamo affrontando un problema spinoso, complicato, come quello della tendopoli di Piazza d'Armi. Piano piano alleggeriremo questa tendopoli, ridurremo i numeri e quindi entro la fine del mese, diciamo, le tendopoli più importanti, quelle grosse, quelle storiche, quelle complicate, sicuramente le avremo chiuse. Poi se qualche paese, qualche frazione vuole avere un po' di tenda sotto casa, in modo da stare tranquillo, perché se durante la notte ci dovesse essere una scossa e uno preferisce andarsene a dormire in tenda, ma ci mancherebbe altro. Noi siamo qua per aiutare e risolvere i problemi della gente. Ecco, noi siamo qua. Quando se ne andrà lei? Significherà che l'emergenza sarà finita? Beh, diciamo che sarà finita la prima fase dell'emergenza, avremo dato un tetto a tutti, avremo chiuso le tendopoli, quindi fra ottobre e dicembre passeremo definitivamente il testimone alle autorità locali. Cosa risponde alle polemiche politiche? Che non mi riguardano, non sono un politico, sono un tecnico, ho anche recentemente smentito qualsiasi mia ipotetica candidatura. Nel Lazio? Nel Lazio, nelle Marche, in Campania, ci voleva una regione che doveva andare dall'Adriatico fino al Tirreno per poter ospitare tutte le urne. Ma non è tentato dalla politica? No, sono tentato dal lavorare per gli altri, con gli altri, sia in Italia che all'estero. Che cos'è per lei il tempo libero? Poca cosa. Quanto tempo è che non compra una cravatta? Anni. Parla di più con il Presidente del Consiglio o con il Sottosegretario Gianni Letta? Ma parlo con entrambi, diciamo che parlo molto di più con tutti i cittadini aquilani. Anche con il sindaco? Assolutamente, ci vediamo tutti i giorni, c'è un ottimo rapporto al di là di quello che si dice e che si vocifera. Presidente della provincia, presidente della regione? Eccellente rapporto, la Stefania Pezzopane è una donna molto intelligente, molto acuta, presidente della regione è un ragazzo, posso permettermi di definirlo tale, in gamba, giovane, di ottime speranze che sicuramente farà molta carriera. Grazie, buon lavoro. Soddisfatto? Sì. Anche tu così presente, così solo nella mia mente, tu che sempre mi amerai. Tu che giuri e giuro anch'io, anche tu amore mio, così certo e così bello anche tu diventerai, come un vecchio ritornello che nessuno canta più.